23-24. Ok, siamo in diretta. Da dove ci facciamo? Voglio scendere sulla spiaggia? Sì. Ecco qua, inquadriamo. Beh, vediamo se indovinate dove siamo. Qua, vieni Minutoli, venite, venite. Qua siamo con l'assessore Minutoli, che ormai è meno 25 kg, una dieta bellissima, bravo, la silhouette. E l'assessore Caminiti, che non ha bisogno di diete perché lui ha il physique du rôle, come dice sempre lui. E io niente, io non mi qualifico ancora perché non so cosa fare, come perdere questi chili in più. Ma in genere le campagne elettorali li perdo sempre. Qua siamo a San Sabba, stiamo facendo degli interventi di difesa delle coste. Tutto il litorale nord è interessato da un'azione purtroppo di erosione, come d'altronde la zona sud, e in questi anni abbiamo fatto un lavoro complessivo anche di riorganizzazione dei vari progetti, alcuni anche di valenza di protezione civile, che li ha coordinati il nostro assessore Minutoli, altri che rientrano in una pianificazione più complessiva, e quindi difesa delle coste che sta seguendo l'assessore Caminiti. Ora facciamo il punto della situazione, sia per quanto riguarda gli interventi già effettuati, quelli che saranno effettuati tra pochi mesi, e un po' la progettazione complessiva, perché è ovvio che queste sono zone bellissime, però purtroppo quella che è il fenomeno di erosione delle coste ha messo anche a dura prova queste meravigliose spiagge, ma soprattutto anche le abitazioni. Allora, Francesco Caminiti, cominciamo a fare il punto della situazione. Guardate che bella. Purtroppo non c'ho il bikini e non mi posso tuffare, se no un tuffo l'avrei fatto proprio da qui, bellissimo, guardate. Allora, intanto questi interventi che stiamo facendo cosa sono? Quindi questi interventi riguardano un progetto complessivo di 3 milioni. Con questi fondi abbiamo fatto degli interventi a Orto Liuzzo, in diverse contrade, nella contrada Campanella e Tarantonio di Orto Liuzzo. Abbiamo fatto un intervento a Marmora che l'abbiamo completato, e stiamo facendo degli interventi a San Sabba. Tutti gli interventi che stiamo facendo da terra. Ingegnere Cortese dov'è? L'abbiamo perso. Ingegnere Cortese, non si vuole fare vedere perché dice poi mi impallinano. Ma no, io sono il bersaglio preferito di alcuni ambienti. Si preoccupi, ingegnere, stia sereno. Allora, gli interventi da terra. Hanno paura a starmi a fianco, pare che sia a rischio attentato. Cose da pazzi, ragazzi. Da mare, così buono qua. Cominciamo. Ma qui guarda, a me mi attaccheranno da sopra, da sotto, da mare, da monte. E che ci sono dubbi? Se questo è dell'aperitivo, figuriamoci. Ti aspetto a passa uno a uno. Vai. Quindi gli interventi da terra hanno riguardato il ripristino delle barriere fronte di frutti che c'erano e la sistemazione di altre, tutti in massi naturali a protezione dell'abitato. Entro il mese di giugno, con un accordo con la ditta, col pontone che sta facendo i lavori a Tremestieri, dovremmo iniziare e concludere questi interventi da terra e cominciare i lavori da mare. I lavori da mare riguarderanno Acqualadrone e Mezzana. Scusa un attimo, sì. Facciamo il riassunto di dove intanto i lavori sono stati effettuati, perché abbiamo iniziato qualche mese fa. Noi abbiamo già effettuato i lavori ad Acqualadroni? No. Orto Liuzzo. Orto Liuzzo. Sì, a Tarantonio, a Campanella. Poi? A Marmora. A Marmora abbiamo fatto. A San Sabba. E sono qui che stiamo completando. E ci sono anche degli altri interventi che abbiamo fatto sempre a San Sabba nelle varie zone. Tra poco ora avremo l'autorizzazione per l'intervento da mare, come si suol dire. Non è una questione di avere il pontone, più che autorizzazione non abbiamo bisogno, okay, è una questione proprio dell'utilizzo del pontone. Quindi, chiusi questi interventi che chiudiamo entro questo mese, cominciamo, sempre la stessa ditta che ha l'appalto, comincerà i lavori da mare. Questi lavori da mare riguarderanno... Quanto dureranno questi lavori da mare per quanto riguarda questa ditta? Un mesetto circa, in 30 giorni circa. Giuri?
30 giorni. Non una in più. Non una in più, se no ogni giorno di ritardo, penale. Cena per tutti. Ogni giorno di ritardo questa penale gli mettiamo, vabbè. Il problema tempistico è del pontone, che se c'è un metro d'onda già il pontone non lavora più, si ferma, quindi dipende poi dal mare. Va bene. L'importante è che ormai anche questa situazione tende a chiudersi. Questi sono gli interventi in corso, quelli effettuati e quelli che già invece dobbiamo avviare, perché finanziati si stanno completando i progetti per le varie gare d'appalto. Quindi noi abbiamo un progetto da 7 milioni a Casa Bianca. Questo progetto deve appaltarlo, è già stato finanziato con il patto per il sud, deve appaltarlo il commissario, non si bagnare. Prevediamo entro fine anno che questo progetto sia appaltato e consegnato. In più, su tutto il litorale tirrenico stiamo facendo altri due progetti, questa volta non di messa in sicurezza, ma ci sono barriere soffolte e rifacimento per un totale più o meno di 23 milioni. Oltre a questi interventi abbiamo fatto un intervento a Pontegallo di messa in sicurezza. Il commissario Maurizio Croce si sta comportando bene, perché ci sta guardando. Commissario, ciao, lui non è presente con noi perché abbiamo deciso all'ultimo minuto questa sopralluogo, lui ovviamente è impegnato su altri fronti, ma porto i suoi saluti perché siamo in perfetta sinergia. Ciao Maurizio, ci stai seguendo, grazie per tutto quello che stiamo facendo assieme, tu metti le risorse, noi corriamo, facciamo la nostra parte, come vedi, così i risultati arrivano. Sì, stiamo lavorando tanto. È di corsa, noi entro qualche mese andremo a completare questi due progetti definitivi esecutivi per ulteriori 23 milioni per tutta la costa, quindi poi secondo le risorse finanziarie poi staccherà l'assegno Maurizio Croci. L'importante, come dice sempre San Gennaro, ti faccio il miracolo per fare 13, ma se non giochi la schedina è inutile che vieni qua a chiedermi il miracolo. Noi è inutile che imploriamo a Croce, staccaci l'assegno. Progetti cantierabili, li mettiamo là sul tavolo e lui ovviamente sarà conseguenziale, come ha fatto finora. Qua ci inseguiamo a vicenda, facciamo la gara a chi fa meglio e a chi più veloce. E così ovviamente diamo risposta alla nostra comunità. Quindi ci siamo con la pianificazione complessiva. L'ultimo intervento che stiamo pianificando, dopo che siamo intervenuti con fondi comunali a Pontegallo, stiamo facendo un progetto definitivo per la sistemazione, il rifacimento e una barriera soffolta anche in quella zona. Quindi diciamo che tutta questa, la parte tirrenica è ben inseguita e con tanti lavori sia in corso sia in attività. Max, invece i lavori di protezione civile che abbiamo fatto là a Faro e dintorni sono stati completati? Sì, abbiamo fatto due interventi abbastanza importanti, abbiamo rispettato le scadenze che ci avevi imposto anche se eravamo sotto Natale, se ricordi bene. È stato fatto l'intervento in via circuito, la messa in sicurezza è stata garantita, quindi si è ripristinata la sicurezza in quel tratto. La stessa cosa abbiamo fatto con ordinanza sindacale, sempre per protezione civile. Ricordiamo che sono interventi limitati per un massimo di risorse di 200.000 euro, quindi interventi che consentono la messa in sicurezza sotto la mia responsabilità. L'ho fatto per senso di dovere, perché si doveva fare. Abbiamo fatto lì anche a Pontegallo. A Pontegallo abbiamo messo in sicurezza le abitazioni, avevano l'acqua praticamente già dentro il salone di casa. Benissimo. Gli interventi di sommergenza li abbiamo completati in tempi stabiliti, quelli previsti. Cioè, noi dove ovviamente la situazione diventa di estremo pericolo, con quelle che sono ovviamente le risorse di cui possiamo disporre e ovviamente anche i limiti dell'ordinanza sindacale, oltre 200.000 euro non possiamo andare, cerchiamo di tamponare nell'attesa che magari si completi il progetto, se non è completo che arrivi il finanziamento, se c'è il finanziamento si faccia la gara d'appalto, se si è fatta la gara d'appalto si consegnano i lavori. Ecco, questo, vi ho fatto la sintesi delle varie fasi che da questo punto di vista ci riguardano. Tutto questo ovviamente grazie anche al giovane ingegnere Cortese, lo vedete con il suo staff, grazie. Lui è inossidabile. Quando facciamo i tavoli tecnici, che io ne faccio spesso e chiedo come siamo combinati, devo dire che Cortese da questo punto di vista è uno dei pochi che mi dà soddisfazione, perché prima di fare la domanda già lui ha fatto anche di più. D'altronde è giovane, se lo può permettere. La ringrazio per i suoi complimenti.
Vecchia guardia. Il braccio operativo, abbiamo il generatore di losso, il generatore di salvo, l'ingegnere Lucentini, tutti. Il braccio operativo, diciamo, l'ingegnere Costesso. Cioè, io vedete, li mando a fanculo, quando bisogna mandarla a fanculo, ma quando bisogna dirgli bravi e grazie, è giusto farlo. Quindi, questo onestamente, siamo riusciti a creare questa sinergia, il lavoro su questo fronte sta camminando. La pianificazione per quanto riguarda Faro, tutta quella zona lì, Sant'Agata eccetera, lì cosa è rimasto da completare? Allora, abbiamo un progetto già finanziato, i lavori finanziati già, e la ditta, no, è il progetto finanziato, la parte esecutiva. Era già stato nominato da parte del commissario, stiamo aspettando che ci dia lo sta bene per poter dare io l'affidamento, quindi assegnare l'affidamento e procedere all'esecutivo per poi immediatamente procedere sui lavori. Questo, diciamo, è l'unico progetto che abbiamo su tutto il litorale tirrenico in questo momento, ionico, in questo momento, che abbraccia vari punti del tipo Paradiso, Torre Faro, eccetera. Però affronta tutte le varie criticità o bisogna farne qualche altro? Purtroppo bisogna fare. Abbiamo preso qualche impegno col progetto del litorale ionico, bravo. Sia per la zona di Torre Faro, sia per la testa rotola in base a questi impegni, cari miei. La testa rotola. Dobbiamo stare attenti. Quindi ho preso degli impegni sia con i comitati, sia con dei consiglieri per fare dei sopralluoghi congiunti, non appena l'RT, il raggruppamento che ha vinto la gara, firma il contratto, per vedere assieme quali sono gli interventi più importanti e più urgenti in materia di messa in sicurezza. Quando quindi saranno, quando inizieranno questi sopralluoghi all'incirca? Dipende da quando firmano. Per dare io l'affidamento avvio della progettazione. Quindi diciamo che per luglio si può cominciare. Un mesetto faremo questi sopralluoghi congiunti, quindi daremo spazio a tutti. Perfetto, perfetto, va bene. Grazie, ci sentiamo dopo, ci sarà qualche altra diretta su qualche altra tematica. Intanto da San Sabba, come state vedendo, si corre per cercare di arginare quelle che sono le conseguenze purtroppo di un equilibrio che è stato mutato negli anni e che ora si tenta semplicemente di mettere al riparo. Un caro saluto.